Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buon pomeriggio, carissimi radioascoltatori, e benvenuti a questa ennesima trasmissione legata così al discernimento circa il paranormale cristiano o non cristiano. È un fenomeno che ci interpella tutti noi siamo chiamati così a esprimere un giudizio, un'opinione su fatti straordinari che sentiamo, di cui sentiamo parlare, ecco, circa certe persone che così hanno o sembrano avere delle facoltà o dei doni straordinari, no? Allora, è importante ovviamente avere le orecchie ben drizzate e chiedere allo Spirito il dono appunto del discernimento. Queste trasmissioni che vanno avanti da non so quanti anni, ecco, hanno proprio questo scopo. Nei mesi precedenti avevo cominciato a prendere in considerazione il paranormale cristiano e le sue principali caratteristiche contrapposte a quelle del paranormale medianico, dei medium. Ecco, e vi dicevo che così i fenomeni straordinari che incontriamo in ambito cristiano e che corrispondono generalmente a delle grazie carismatiche o a delle grazie mistiche, questi doni provengono da Dio e sono dei doni che non si possono sviluppare perché appunto vengono da Dio, sono dei doni davvero soprannaturali, al di là cioè delle nostre capacità naturali, delle nostre disposizioni o predisposizioni naturali, e sono dei doni la cui iniziativa dipende solo da Dio. Questo è il succo del discorso che vado sviluppando da alcuni mesi, ecco, con voi. Questa sera vorrei però cominciare a esaminare due episodi dell'Antico Testamento che potrebbero sollevare dei problemi a questo riguardo. Prima di procedere, adesso mi ricordo che nell'ultima trasmissione ho risposto a una domanda di un radioascoltatore riguardante la pranoterapia, una risposta che io stesso riconosco troppo succinta e che richiederebbe ben ulteriori approfondimenti. Mi ero ripromesso di farlo in questo mese, ma non ho avuto la possibilità, per cui una trasmissione dedicata a questo argomento la rimandiamo un po' più avanti, anche perché vorrei concludere, almeno in parte, questo discorso sul paranormale cristiano, ecco, intrapreso da alcuni mesi, non vorrei disperdermi troppo. E ritorno a quello che dicevo prima, che nell'Antico Testamento ci sono degli episodi che sembrano contraddire quello che è stato detto precedentemente riguardante il paranormale cristiano. E questi due episodi sono quelli, o fatti, se si può dire, sono quelli degli Urim e dei Tummim, voluti da Dio e di cui parleremo questa sera. E l'altro è un episodio, l'episodio della maga di Endor, quando il re Saul, ecco, va dalla maga Endor perché faccia comparire nel bel mezzo di una, così,
una seduta spiritica, ecco lo spirito di Samuele. Questo è un episodio dal quale traggono argomento i fautori dello spiritismo e dicono, vedete anche nella Bibbia lo spiritismo viene menzionato e non solo viene menzionato, ma viene detto che può consentirci di metterci in contatto con dei cari estinti. Ecco, questo è il succo, no, dell'argomento riguardante i fautori dello spiritismo quando esaminano e tirano in ballo l'episodio della maga di Endor. Allora, è su questi due episodi che mi vorrei soffermare nelle prossime trasmissioni, perché sono importanti. È importante dare un chiarimento riguardo a queste cose, perché si rischia di vedere nell'Antico Testamento, ecco, delle tracce di medianità ben precise che sarebbero appunto, che sarebbe appunto incoraggiata da Dio stesso, e non è assolutamente il caso, non è assolutamente il caso. Allora, cominciamo dalla realtà degli Urim e dei Tummim. Ne avrete sicuramente sentito parlare, no? Leggendo, sentendo le letture a messa, ecco, certe letture dell'Antico Testamento, senz'altro avrete sentito parlare degli Urim e dei Tummim, no? E del Efod. Che cosa sono queste realtà? Prima di tutto, prima di esprimere un giudizio, ecco, su queste realtà, ecco. Nell'antico si parla appunto di questi Urim e dei Tummim, che sono dei mezzi voluti da Dio. Quando il popolo ebraico uscì dall'Egitto, il Signore diede ordine ai sacerdoti di fabbricarsi un efod che sarebbe una specie di sacchetto, ecco, che il sacerdote avrebbe portato appeso al collo e che conteneva gli Urim e i Tummim, che sono inequivocabilmente, realmente, dei mezzi molto simili a quelli della divinazione. Non si riesce, non si è molto in grado di capire esattamente in che cosa consistevano questi Urim e Tummim. Probabilmente si trattava di due oggetti o due statuette o due bastoni di colore diverso che il sacerdote, di cui il sacerdote si serviva per ottenere delle risposte, risposte sì o no, sì bianco, no nero. Dobbiamo attaccare il nemico? E allora il sacerdote andava nella tenda del convegno, davanti all'arca, semmai pregava Dio per ottenere un responso in quel modo lì. No, qui vedete che uno potrebbe facilmente concludere, ma vedete che Dio è a favore della divinazione, vedete che potremmo ricorrere tranquillamente a questi mezzi, ecco, per orientarci nella vita, eccetera. Come vedremo, non è esattamente così, anzi, questa interpretazione non vale, o comunque va reinterpretata in un modo molto, molto diverso. Comunque, andiamo, prima di tutto, cito un testo di Esodo 28, dove si parla appunto di queste realtà. No, Dio stesso che detta la descrizione di questi oggetti che serviranno ai sacerdoti per interpretare la volontà di Dio. Cito: faranno l'efod
con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso, ritorto artisticamente lavorati. Farai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale a quella dell'Efod. Unirai al pettorale del giudizio gli Urim e i Tummim. Saranno così sopra il cuore di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore. Aronne porterà il giudizio degli Israeliti sopra il suo cuore, alla presenza del Signore per sempre. E è ovvio poi che l'uso dell'Efod rientrava nei compiti sacerdotali. Per esempio nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, leggiamo lo scelto, dice il Signore, no? Da tutte le tribù di Israele come mio sacerdote perché salga all'altare, bruci l'incenso e porti l'Efod davanti a me. Poi si legge pure, sempre nel primo libro di Samuele, che Samuele prestava servizio davanti al Signore come servitore cinto di efod di lino. E il popolo, e il re in particolare, ricorrono normalmente a questi mezzi per contrarre, per esempio, delle alleanze o fare dei contratti, appunto, no? Non sappiamo, appunto, come accennavo prima, con precisione a che cosa corrispondessero, no? L'efod è particolarmente difficile da identificare. Sì, chi vuole servire meglio il mio discorso o averlo completo può andare a consultare il mio libro Carismatici, Sensitivi e Medium, I confini della mentalità magica. Ripeto, Carismatici, Sensitivi e Medium, I confini della mentalità magica, pubblicato alle Edizioni Studio Domenicano, ESDR. Allora, dicevo che l'efod non è semplice da descrivere, tanto più che sembra distinto dal pettorale che veniva appunto portato sul petto e che conteneva gli Urim e i Tummim. Comunque, quello che importa non è tanto, ecco, la descrizione fisica di questi questi strumenti, ma il giudizio da portare sull'abitudine di consultare Dio. Perché si tratta di consultare Dio. Io voglio sapere come comportarmi in tale circostanza, vado dal sacerdote e gli chiedo di ricorrere all'Efod, tirare dall'Efod, ecco, un tumim per sapere se sì o no devo fare tale o tale cosa. No? È un consultare Dio, come, scusate l'espressione, no? Adesso, però è come se andiamo dal mago per consultarlo riguardo, oppure della cartomante, no? Sembra un po' una cosa del genere. Ci dà un po' l'impressione di essere una cosa del genere, però, come ripeto ancora una volta, non è esattamente così, ecco, e questo bisogna capirlo, e per capirlo bisogna appunto seguire un po' le tappe, esaminare i testi, ecco, dell'Antico Testamento per giungere a delle conclusioni molto più precise. Che ci fanno capire che Dio non favoriva per niente, non ha favorito la divinazione, cioè il desiderio di conoscere a tutti i costi le cose future o nascoste, perché questa è la divinazione, cioè la divinazione mira a consentirci di sfuggire ai limiti della nostra condizione umana, limiti di tempo, di spazio, no, e sfuggire consentendoci di conoscere in un modo paranormale, appunto, che non è normale, che non dipende né da doti naturali né da doni soprannaturali, per conoscere delle cose che non potrei conoscere. E questa è la divinazione. È un peccato la divinazione, proprio perché non mira a farci uscire dalla nostra condizione umana. Per questo che Dio la condanna, la divinazione.
La divinazione non è mai positiva. Perché non è mai positiva? Perché Dio sarebbe geloso dei suoi poteri? Perché vuole che solo lui conosca le cose future o nascoste? No, non è per questo motivo. Dio, se condanna la divinazione, è perché ci vuole aiutare a vivere una vita davvero umana. Perché diversamente, se ricorriamo alla divinazione per prendere le nostre decisioni, o per sapere le cose future o nascoste, se ricorriamo alla divinazione, rischiamo e non ci affidiamo quindi, no, alla grazia di Dio, oppure ai mezzi naturali che abbiamo a disposizione, noi appunto rischiamo di, non solo rischiamo, ma imbocchiamo una strada che non è più quella di una vita umana. Perché non è più di una vita umana? Perché io non sono più un essere umano. Per esempio, faccio un esempio, io sono sono uno scapolo di 25 anni e vorrei trovare una brava ragazza per così sposarla e farmi una famiglia. Va bene. Allora, un giorno mi si presenta una ragazza che tutto sommato, non è che mi dispiace, anzi, però io ho paura, ecco, no? Perché potrebbe non essere quella che penso, potrebbe non corrispondere alle mie attese, eccetera. Allora, per essere sicuro, cosa faccio? Vado dal cartomante per sapere se questa ragazza possa essere la donna della mia vita. Sapete, se io agisco così, beh, il mio matrimonio già sarà viziato, se avviene, no? Il mio matrimonio sarà viziato alla base, perché a supporre che il cartomante mi dica no, 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 non è la ragazza fatta per te, poi è così, è cos'ha, non è affidabile, per cui lascia stare. Boh, se io lascio stare, il matrimonio non si fa, ovviamente. Però a supporre che mi dica sì, è la ragazza giusta, guarda, vai pure, sposala, e sarete felici e contenti, e avrete figli, eccetera. Boh, ok. Però che funzioni bene o male un matrimonio confezionato in quel modo lì non toglie nulla al fatto che alla sua origine non c'è un atto di fiducia mio nei confronti della ragazza che sposo, ma ho un atto di fiducia nei confronti del cartomante e delle sue arti. Cioè, il mio matrimonio non si costruisce e non dipende da un rapporto di fiducia reciproca. Voi vedete che se io faccio così, io non ho più un modo umano di vivere i rapporti interpersonali in generale, e in questo caso il mio matrimonio in particolare. Non vivo più, ecco, come un essere umano. Dio condanna la divinazione, no? Allora, è per questo che ci si chiede, ma come mai Dio a un certo momento, no, ha assecondato il desiderio del popolo ebraico di consultarlo attraverso gli Urim e i Tummim, no? Vedete il problema che pone, ecco, questo discorso, no? E che troviamo appunto nell'Antico Testamento. Allora, alcune puntualizzazioni. La prima è che questo tipo di comunicazione con Dio, o di interbellanza di Dio, pur essendo stato per un determinato tempo più diffuso o perlomeno più abituale, non assumeva nella storia della salvezza del popolo né l'importanza né il significato delle comunicazioni di cui Dio aveva l'esclusiva iniziativa, no? Penso per esempio al caso dei profeti. Il profeta sorgeva per iniziativa di Dio,
Ed sono loro che in ultima analisi hanno avuto un ruolo determinante, assieme ai giudici, per guidare il popolo, non il ricorso agli Urim e Tummim. La seconda puntualizzazione è che tali consultazioni non sempre si concretizzavano tramite i mezzi meccanici quali gli Urim e i Tummim, perché se così fosse stato non ci spiegheremmo come mai spesso non giungevano risposte da Dio, nonostante le insistenti richieste da parte dell'uomo. Per esempio, nel primo libro di Samuele, al capitolo 28, leggiamo: Saul consultò il Signore, e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Via di seguito, e sono molti, no? Questi episodi in cui Dio non risponde tramite questi mezzi assolutamente. Per cui questi mezzi non sempre sono efficaci, assolutamente. Poi molti responsi sembrano troppo particolarizzati perché il Signore, perché gli si possa, scusate, attribuire al sorteggio degli Urim e dei Tummim, che è un sorteggio che è capace di sole risposte binarie, affermative e negative. Ecco un esempio di risposta che non può provenire dagli Urim e dei Tummim. Eppure Davide, ecco, leggiamo nel primo libro delle Cronache, Davide consultò ancora Dio, che gli rispose: non seguirli, aggirali e raggiungili da parte di Becalm. Quando sentirai un rumore di passi sulla cima di Becaim, allora uscirai a combattere, perché Dio uscirà davanti a te per colpire l'accampamento dei Filistei. Boh, allora, Davide ha consultato Dio per avere una risposta se attaccare, se e come attaccare il nemico. E la risposta è quella che vi ho appena detto, ma voi vi rendete conto che questa risposta non può provenire dagli Urim e dai Tummim, che non sono capaci di fare dei nomi, ecco, così, di luoghi precisi, eccetera. Per cui avvenivano le risposte in un altro modo. E la risposta in questo caso non è un sì secco, ma è accompagnata così da un incoraggiamento. Per esempio, Dio ti precederà per colpire l'accampamento dei Filistei, eccetera. No? Per cui sì, non possiamo parlare di Urim e di Tummim in questo caso. E rimango convinto che molte consultazioni avvenissero senza l'apporto degli Urim e dei Tummim. Mosè, il sommo sacerdote, per esempio, effettuavano abitualmente nella tenda del convegno, posta fuori dall'accampamento, come dice Esodo 33, consultavano in modo colloquiale e diretto, proprio si rivolgevano a lui come se fosse presente fisicamente Dio, ecco, e Dio rispondeva loro, ecco, non so in quale modo, ma di sicuro non attraverso gli Urim e i Tummim. In realtà molte di queste consultazioni non sono altro che preghiere rivolte a Dio per ottenere luce e guida, e esaudite a seconda della fede di ognuno. E quando Samuele si rivolge al Signore, non ricorre agli Urim e ai Tummim, ma si rivolge al Signore direttamente. Per esempio, 1 Samuele 8. Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele. Questo è un modo, è un. È un modo che ritroviamo spesso, ecco, nell'Antico Testamento. Più volte si ripete che le risposte divine giungono dopo la preghiera e il digiuno. Nel libro di Daniele, per esempio: fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere, umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Sempre Daniele precisa, nel capitolo 9,
Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo Israele e presentavo la supplica al Signore, mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele mi rivolse la parola e mi disse: Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunciartela. La profetessa Anna si muove anche lei in un clima di preghiera. Non è quindi un ricorso meccanico agli Urim e ai Tummim per sapere la volontà di Dio. No, le sue richieste vengono presentate in un clima di preghiera. Leggiamo per esempio in Luca 2, c'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, non si allontanava mai dal tempio servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. E al battesimo di Gesù lo Spirito compare e la voce del Padre si fa sentire mentre Gesù stava in preghiera. Il sorteggio di Mattia è preceduto dalla preghiera, Atti 1, 24. Sul sorteggio, appunto, proprio nel quadro di questo episodio degli Urim e dei Tumim, parlerò senz'altro la prossima trasmissione, perché qualcuno potrebbe dire che il sorteggio sia del tutto proibito perché rientra in una specie di divinazione. Invece, per esempio, anche qui la risposta deve essere molto articolata. No, comunque su questo lo vedremo più avanti, perché è importante fare queste puntualizzazioni, perché come vi dicevo prima possiamo sviluppare una mentalità magica. E per sapere tutto ricorro al sorteggio. Ah, domani sarà bel tempo, sì o no? Allora, sorteggio. No, non possiamo vivere così, carissimi. Noi dobbiamo vivere nel tempo, nello spazio che Dio ci affida, e fidarci di Lui, e fidarci anche ai mezzi normali. Per esempio, se io voglio sapere se domani pioverà o meno, posso guardare il bollettino meteorologico. Oggi come oggi, con una certa precisione, si giunge a delle risposte abbastanza interessanti e scientifiche, scientifiche. Ma il ricorrere di continuo al sorteggio, capite che ci stravolge completamente la vita e ci trasforma in persone completamente dipendenti da questi mezzi, cosa che non deve assolutamente arrivare. Noi non siamo fatti per vivere in questo modo. Lo stesso clima di fede accompagna la profezia protocristiana legata alla preghiera protocristiana, vuol dire il primo cristianesimo. Ecco. Per esempio, nel Pastore di Erma leggiamo, scusate un attimo, i veri profeti non tengono sedute segrete per dare informazioni, non si fanno consultare come indovini e dispensatori di oracoli. Ma devono attendere le rivelazioni dallo Spirito allorché la comunità prega. Lo Spirito Santo parla non quando vuole l'uomo, ma quando vuole Dio. Quando vuole Dio, cioè l'iniziativa viene da Dio, perché è Dio che in ultima analisi conosce il futuro e le cose nascoste ed è Lui che decide di manifestarli a chi di dovere o nel momento opportuno. Nessun profeta né dell'Antico Testamento né del Nuovo Testamento può ottenere rivelazioni divine a piacimento e le deve aspettare umilmente, come ricorda il fatto seguente riportato in Geremia 42. Il profeta Geremia rispose loro, loro sono delle persone che lo interpellano per sapere che cosa fare, ecco, nella
situazione storica in cui si vengono a trovare, si devono andare in Egitto per fuggire i babilonesi oppure meno. Allora lo interpellano, il profeta Geremia rispose loro, dice Geremia 42, comprendo, ecco, pregherò il Signore vostro Dio, secondo le vostre parole, e vi riferirò quanto il Signore mi risponderà per voi. Al termine di 10 giorni, la parola del Signore fu rivolta a Geremia per dargli una risposta. Vedete che Geremia non può pretendere di avere delle risposte a piacimento e quando vuole o subito. Si affida alla volontà di Dio, che nel momento opportuno gli dà delle risposte. Gli fa capire o vedere certe cose. Del resto, stiamo attenti, non è neanche detto che la preghiera, anche insistente, ottenga, almeno quando vogliamo, la risposta desiderata. Allora, io riguardo a questo argomento, sul quale insisterò ecco, nella prossima trasmissione, posso trarre comunque una prima conclusione, no? Cioè il Signore vuole che viviamo una vita umana. Una vita umana significa una vita che si inserisce nei limiti della mia condizione umana. Io sono, come essere umano, limitato. Come dicevo prima, limitato nel tempo, nello spazio. Non faccio quello che voglio, quando voglio, come voglio, ma devo tenere conto di certe circostanze, di mezzi che ci sono, che non ci sono, eccetera. No? Devo vivere in un tempo preciso e in uno spazio preciso. Il desiderio di evadere questi limiti corrisponde, come dice bene il catechismo della Chiesa Cattolica, no? A una specie di, beh, senz'altro a un peccato di profondo orgoglio, e che nel senso che io non sono rispettoso della volontà di Dio che mi ha fatto con certi limiti e poi voglio in un certo senso, voglio in un certo senso essere come Dio, cioè padrone del tempo e dello spazio, no? E questo è il succo della storia. Guardate, quando parla di questi argomenti al numero 2116, il catechismo dice tutte le forme di divinazione sono da respingere. Due punti, ricorso a Satana o ai demoni, questo è evidente comunque, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire. La consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi delle sorti, i fenomeni di veggenze, il ricorso ai medium occultano, ecco il discorso, occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia e infine sugli uomini e insieme un desiderio di rendersi propizi alle potenze nascoste. Praticamente io voglio pormi al di sopra dei limiti di tempo e di spazio. Questo, ripeto, il Signore non lo vuole, ma non lo vuole perché è geloso dei suoi poteri, non lo vuole per consentirmi di vivere una vita umana degna di questo nome. Cioè, io non posso, per esempio, andare da una cartomante, la quale magari è per sapere quando morirò. No.
E se la cartomante mi dice che morirò in tale data, è ovvio che io non vivrò più da essere umano, in quanto organizzerò, programmerò tutta la mia vita in funzione di quella risposta, di quella data che la cartomante mi avrà offerto. Questo assolutamente non va. E questo bisogna assolutamente evitarlo, perché non viviamo più. Guardate, i comandamenti del Signore, le proibizioni del Signore, non corrispondono a qualche cosa di arbitrario da parte di Dio. Glielo proibisco, vediamo come reagiranno, tanto per metterlo alla prova. Non è che Dio funzioni in quel modo lì. Dio non ha di questi atteggiamenti, direi quasi così, tirannici, insomma. No, Dio ci vuole bene, per cui se ci proibisce qualcosa è per il nostro bene, è per consentirmi di vivere la mia vita in un modo davvero umano, cioè corrispondente alla mia natura. Poi non parlo anche del possibile, anzi frequente intervento del demonio nel ricorso a questi mezzi, per cui le persone che commettono queste imprudenze spesso debbano ricorrere agli esorcisti. Questo è anche un discorso da non sottovalutare, perché quando noi ricorriamo alla magia, che è contraria appunto alla volontà di Dio, e perché è contraria alla volontà di Dio non solo perché lui l'ha proibita, ma l'ha proibita perché noi intendiamo appunto andare oltre i limiti della nostra condizione umana, ma quando noi ci comportiamo così è chiaro che il demonio si infila. Se succede qualcosa è il demonio che si infila, è il demonio che agisce, è il demonio che produce gli effetti che possiamo constatare durante, non so, una seduta spiritica oppure nella consultazione di una cartomante. Questa è la prima cosa che vi volevo dire. La seconda cosa, considerazione che volevo fare, proprio tenendo conto di quello che ho detto prima, è che se noi vogliamo vivere davvero in un modo umano e soprattutto in un modo che denota una grande fiducia nel Signore, beh, io mi devo mettere nelle mani del Signore. No, abbiamo visto prima che la maggior parte delle consultazioni, tra virgolette, del Signore avvenivano in un clima di preghiera. E nella quale appunto le persone si affidavano a Dio, chiedevano a Dio delle luci, dei lumi, e Dio nel momento opportuno fa capire la sua volontà, fa capire quello che così ciò di cui abbiamo bisogno. Figuriamoci se Dio ci abbandoni, ecco, a noi stessi, ecco, nel vuoto, nel buio più completo, ecco, e non guida la nostra vita se noi ci affidiamo a Lui. È ovvio, se io mi affido a Lui, questo significa che non posso pretendere di sapere tutto e subito riguardo le cose future o riguardo le cose nascoste. Appunto, mi devo affidare, devo dire. Cioè, se così ho fatto del tutto con i mezzi di cui disponevo, anche con la mia fede, per conoscere quello che dovrei conoscere, per orientarmi, e non ho ancora nessuna risposta, devo essere sicuro che la risposta a un certo momento Dio me la farà avere se mi affido a lui, se io lo prego, eccetera. No? Questo è il modo cristiano di vivere le cose, no? Non quindi un modo magico che ricorre a dei mezzi, meccanicamente, direi tecnicamente, no? A dei mezzi che mi offrono una risposta automatica. Ecco, tiro fuori gli umim e i tummim, bianco o nero, ecco la risposta. Ecco quello che devo fare domani o dopodomani. Ecco che tale persona è così o è cosà. Non funziona così, carissimi, non funziona e non deve funzionare così, perché vi ripeto, se funzionasse così noi non vivremmo più. Bene, io sospendo qui la mia conversazione per lasciare spazio ai vostri interventi.
Sì, buonasera. Buonasera, sono Fabio. Sì? Senta, ho l'abitudine, anzi avevo forse più in passato l'abitudine, di parlare male dei defunti, di alcuni defunti, ovviamente nei confronti dei quali nutrivo del risentimento motivato. Allora è capitato una notte di aver sognato la madre di questa persona, di questo defunto di cui parlavo male, veniva da me criticato, e la quale mi minacciava che se avessi continuato a parlare male dei defunti, mi sarebbe, come dire, sarei stato punito. In effetti, diciamo, soprattutto nell'ultimo periodo, ho avuto un periodo molto, 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 molto doloroso, molto difficile, che io leggo a questo episodio, a questo sogno. Ora le Sì. chiedo, come mai, perché non si può parlare male dei defunti, anche quando questo viene fatto a giusto motivo, diciamo, non viene fatto così per cattiveria, ma per giusto motivo? La ringrazio. Ascolti, parlare male delle persone non può non essere fatto per cattiveria, è fatto perché, per quale motivo dovremmo parlare male di una persona? No? Noi non dimostriamo di rispettare una parola e che il nostro parlare male corrisponda a una semplice maldicenza o che corrisponda addirittura a una calunnia, beh, comunque questo nostro parlare male intacca la fama di questa persona, il suo onore. Se io devo parlare male di una persona, non deve essere di sicuro per il semplice fatto, ecco, per il piacere di parlarne male. Se per esempio dico a uno: ma stai attento, non fidarti di questa persona perché in passato ha fatto così, così e così, per cui non puoi assolutamente fidarti di lei, ma questo non è un parlare male per parlare male, è per parlare male per aiutare un'altra persona. È semplicemente descrivere un fatto: questa persona in passato si è comportato male, in modo da impedire che un'altra persona subisca, se si fida di questa persona, dei contraccolpi negativi. Però parlare male, come abitualmente facciamo, anche quasi come passatempo, questo capita spesso in confessione, è una cosa che si sente spessissimo, purtroppo. Parlare male è un passatempo molto, molto brutto, che non è costruttivo né per gli altri, né per le persone di cui parliamo male, ovviamente, né per chi ci sente parlare male di queste persone e né per noi che ne parliamo male. Noi ne parliamo male quasi quasi allora perché noi ci reputiamo superiori a queste persone, padroni di tutto rispetto a loro, invece non è così. Per cui parlare male anche dei defunti è una cosa assolutamente da evitare. È un peccato, davvero è un peccato e lo sappiamo, cerchiamo di capirlo. Cioè, non ci fa crescere spiritualmente, non ci fa crescere umanamente. Anche perché, ricordiamoci carissimi, le persone con le quali parliamo male di certe persone, rischiano, in nostra assenza, di parlare male di noi. No? Cioè, stiamo attenti, viene meno allora il tessuto di fiducia che può esserci tra le persone. No? Io come posso fidarmi di uno che parla male di me? O che magari mi fa delle confidenze su una terza persona e poi dopo, quando si allontana da me, con questa stessa terza persona parla male di me, no? Cioè è tutto un giro, ecco. Però riguardo al male che eventualmente ha dovuto affrontare, delle difficoltà che ha dovuto affrontare Fabio in quest'ultimo periodo, non è mica detto che questo sia come
una punizione, ecco, per questo aver parlato male, ecco, di certi defunti, no? Non è detto, però non escludo nemmeno che questo sogno, avvenuto, ecco, questo sogno che la metteva in guardia dal parlare male, non escludo che possa provenire da Dio. Non escludo, perché alla fine qualche volta Dio, per correggerci spiritualmente, a volte ricorre a dei mezzi, ecco, che sono molto precisi, come quello dei sogni. Qualcun altro? Buonasera padre. Buonasera. Bonsoir mon père. Sì, con chi parlo? Ambretta, di Sì, Milano. sì. Dica Allora, pure. sì, certo. La cosa fondamentale è di raggiungere l'umiltà, perché uno può essere dotato anche in modo naturale, diciamola così, di poteri superiori. E se non c'è il tocco di grazia che si accoglie, ma questo sin dall'inizio, è facile, credo, scivolare nell'Übermensch, non so come si dice, nella sensazione di essere un superuomo, insomma, di essere dotati, eccetera. Ora, io adesso non sto facendo questo discorso pur avendo avuto come posso dire, un'esperienza in materia sulla mia pelle, come si dice, se non direttamente. Non lo faccio appunto per catechizzare nessuno, però sono veramente convinta che è l'atteggiamento di umiltà vera. Sì, ho capito. Sì. Allora, guardi, signora, io non posso che darle ragione, no? Se uno utilizza un dono vero, ecco, proveniente da Dio, lo deve fare con umiltà. Cioè, ciò che il suo dono gli consente di fare non può essere farina del suo sacco, è farina di Dio, viene da Dio. Questo non c'è il minimo dubbio. Ciò su cui avrei qualche riserva, e lì avrei dovuto sapere qualcosa in più, ecco, di più riguardo a quello che mi ha detto, ecco, e ovviamente la sede non può essere quella di una trasmissione radiofonica, deve essere un discorso, diciamo, un discorso che così va fatto a quattro occhi, e lei ha tirato fuori il discorso di poteri naturali anche, no? Da usare con umiltà, appunto. Poteri naturali, e bisogna vedere in che senso intende queste parole, perché io, guardate, il mio libro è intitolato, e non a caso, Carismatici, Sensitivi e Medium, I confini della mentalità magica. Carismatici, sensitivi, chi sono i sensitivi? I sensitivi sono coloro che effettivamente sono capaci di produrre, tra virgolette, dei fenomeni paranormali e li attribuiscono a delle doti naturali. No, nel mio libro cito questo Michel Berette, ecco, questo francese che sin da piccolo aveva la facoltà della preveggenza, e lui credeva appunto che fosse una dote naturale. Diceva, come uno ha il bernoccolo della matematica, io avevo il bernoccolo della preveggenza. Poi, per farla breve, perché non si può entrare nei particolari, comunque a un certo momento però lui si accorge che non era un dono naturale,
che era un dono medianico, se ne accorge perché comincia ad avere un sacco di problemi che per essere risolti, affrontati, richiedono l'intervento di niente meno che di un esorcista. L'esorcista gli fa rinunciare a queste facoltà paranormali e le perde subito. Se fossero state naturali non le avrebbe perse. Le perde subito e allora capisce che si trattava di doti, tra virgolette, medianiche, che non venivano da Dio. Che non venivano da Dio. Motivo per cui questo soggetto, questo Michel Berrett, ha dovuto appunto essere sottoposto a degli esorcismi fino alla sua più completa liberazione. Allora, stiamo molto attenti al discorso di facoltà paranormali naturali. Stiamo molto attenti. Io personalmente, ed è quello che i sensitivi credono di essere, ma in realtà per me i sensitivi sono dei medium che si ignorano. Magari sono in buonissima fede, però sono dei medium, non sono dei sensitivi. E la voce che li guida non viene da sopra, viene da sotto. Altra domanda? Sì? Buongiorno padre, sono dato Gesù Cristo. Io volevo chiederle questo, cosa ne pensa del filosofo Julius Evola? E poi mi ricordi me e Simona, che siamo, io si chiamo Federico, ci siamo appena sposati, ti ricordi nelle sue preghiere, grazie. Sì, beh, Julius Evola è davvero un personaggio che appartiene al mondo esoterico, non è un personaggio raccomandabile, senz'altro se uno vuole conoscere l'ambito dell'esoterismo e dell'occultismo, si legga Evola, però sappia che Evola appartiene a quell'ambito lì e quindi bisogna stare molto attenti nel leggerlo, lo si deve leggere con uno spirito critico e per poterlo leggere con uno spirito critico bisogna avere una certa formazione, non c'è dubbio. Ecco, la regia mi avvisa che la trasmissione è conclusa, che il tempo è scaduto, e quindi vi lascio molto volentieri del resto all'ora di spiritualità che è fondamentale, effettivamente. E vi ringrazio ancora una volta per il vostro ascolto, penso e spero attento, spero di esservi stato utile. Come al solito vi chiedo la grazia, la carità di un Ave Maria, detta bene, e ne ho tanto bisogno e davvero questa trasmissione la faccio solo per quell'Ave Maria, per dirvi francamente, no adesso scherzo, fa parte del mio ministero sacerdotale, della mia vocazione apostolica, però una delle motivazioni fondamentali è proprio quell'Ave Maria che vi chiedo. E poi a voi tutti auguro delle settimane, un mese di grazia e se Dio vuole appunto ci risentiamo fra un mese, cioè nel terzo mercoledì del mese. Che Dio vi benedica a tutti, arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.